Torna a trovarti domenica con papà. Ciao. Gaudenzio! Chi è? Non mi riconosci? No, non ti riconosco. Chi sei? Sono Brunella Gaudè, non ti spaventà. Che ti piace il corpo? Non ci provo più a farmi questi scherzi, hai capito? Sta attento, Brunè, con me non c'è scherza, che scelta mio, da bordo. Cartello?
Rieccovi. Primo raggio. Centrate, centrate! Buongiorno, signor Novelli. Ciao, bambine. Buongiorno. Stufato, ma che vuoi? Non ti riconosco più, sei diventato un delinquente. Il delinquente te saluta. Ciao, pupa. Cretino. In piedi? Su, su. In piedi, ragazzi. Il signor Alicata sostituirà il vostro maestro fino al termine dell'anno scolastico. Siate bravi, mi raccomando. Un mese soltanto e poi è finita. Come sta il signor Rossi? Meglio, ma dovrà restare ancora in ospedale. Sono certa che il signor Alicata saprà sostituirlo più che degnamente. Perciò siate buoni, bravi e volenterosi. Per esserle sincera, devo dirle che sono un pochino vivaci. Ah, non si preoccupi, signorina direttrice, andremo d'accordo, noi vedrà. Ne sono certa. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, signorina direttrice. Buongiorno. Seduti. E tu che fai lì? A nome di tutta la classe, signor maestro. Grazie. Grazie. Prego. Pensiero veramente gentile. Come ti chiami, caro? Aristide. Torna al tuo posto. Ed ora, ragazzi, cominciamo pure il nostro lavoro. Chi è stato? E come dico io, maresciallo, quelli sono peggio della colera, della peste bubonica e di misocera. E voi lo sapete perché Aristide è uno di loro. Mio figlio è fuori discussione. È dentro, maresciallo. Insomma, di quello che vuoi e sbrigate, eh? Voglio che quelli la fanno finita. Stamattina è stato un pomodoro, ieri nuovo, domani può essere pure un zasso. Sì, e dopodomani una bomba. Che mi piate per lo culo, maresciallo. Che bel linguaggio. In mezzo ai barbari mi hai portato a vive. Oh, ma tu ti esprimi così? Io ti sbatto dentro, lo sai? Oh, vattene, cammina, levate dai piedi. Mannaggia, con lei mi hai rovinato la giornata, mi hai rovinato. Me posso scusare con la signora vostra? Dai, cammina, te conviene sparire, tu a quella non la conosci, altro che tu socera. Piccolo demonietto capellone, posso farti espellere dalla scuola per quello che hai fatto. Non mi conoscete ancora voi, sono un duro io. Resterete così fino a mezzogiorno. E guai a chi oserà muoversi! Oh, un benvenuto così cordiale non l'avevo mai ricevuto. Bravi, proprio bravi! Sapete che vi dico? Che gli unici ad essere promossi saranno gli assenti di oggi! Enrico, svegliati, siamo arrivati. Bello qui. Si rimetterà presto qua giù, vedrai. Signora! Finalmente! Ce l'ha fatta venire a trovare, Che rosa! E suo figlio dove sta? Laggiù.
Lei non può immaginare quanto mi addolori tutto questo. La prego, signora Licata, non si lasci abbattere. Io abbattermi? Signorina direttrice, lei non mi conosce ancora, sono un duro io. Qualche giorno e li avrò in pugno. Buongiorno. Buongiorno. Caro Anselmo, a domani. Buongiorno, signor maestro. Signorina direttrice. Buongiorno. Che te sei ammalato con tutta quella nebbia che sta lassù? Conosci Milano? E altro che, ci sono stato in viaggio di nozze. Ma che conosci? Non mi si fa pensare, Fulgesso, e non ridigamo. Io volevo andare a Firenze, ma lui dai a insisto che sta a Milano. La settimana di pioggia, freddo, nebbia. Noi la città tua l'avevamo vista dalla finestra dell'albergo, pensa un po'. Scusa, Rosa. Che c'è? Posso giocare con il cane? Ma certo, ti piace? Sì. Si chiama Napoleone. Napoleone? Eh no. È proprio carino. Sì, Rendi conto della situazione assurda che hai creato. Devi deciderti a parlargli. Non ce la farò mai. Aiutami tu, ti prego. No, Elisa, sei tu che devi dirgli che suo padre è morto. Tu e nessun altro. Ho paura. Ma di che cosa? Tu non conosci Enrico. Non sai com'è fatto. Adora Roberto come un dio. E se sapesse che è morto? Ho scoperto che ha un diario. Dovresti leggerlo per capire, Maria. Scrive al padre ogni giorno e gli chiede il perché della sua assenza. Lui non sa spiegarselo. Niente lettere, niente telefonate. Elisa, devi parlargli al più presto. Se lo facessi io, la sua fiducia in te verrebbe meno. Questo lo capisci, vero? Sì, sì, lo capisco. Ma è più forte di me. Napoleone! Napoleone! Conardi. Che sei venuto a fare al paese nostro? C'è una sorella di mio padre qui. E quando riparti? Non lo so. A scuola non ce vai? Sono stato molto malato quest'inverno. Quanti anni c'hai? 10. Giuro che non parli con nessuno di quello che hai visto qui. Lo giuro.
Non datagli retta! La sua lingua biforcuta parlerà! E addio Giosi! Non ci dovemo da fidà! È uno che viene dal nord! Farà la spia e così tutti sapranno della tribù! Atossa! Avianta! Oh, silenzio! Grande capo, vorrei essere anch'io una pace. Ma te la sta zitto! E taglia! Arisa, lo strazio! E moccia, è stufato! Ti prego, capo, prendimi nella tua tribù. Ti do la mia parola d'onore che non parlerò con nessuno. Senti, va bene tu. Vuoi proprio diventare uno dei nostri? Sì. E allora ricordate bene quello che ti dico. Primo, una pace non conosce la paura. Secondo, la tribù viene prima di tutto. Terzo, una pace deve stare attenta all'uomo bianco, perché è lui il suo nemico. Se accetti questo, sei dei nostri. Accetto! Allora ti chiamerai... Cervo Bianco! Au! Au! Salve, Pelirossa. Cosa fate da queste parti? Qui è zona nostra. Tu non c'è per stare. E chi lo dice? Lo dimo noi. State zitto, lascia fa' me. Senti, viso pallido, non volevo nessuno tra i piedi. Vedi te smammà. Te conviene tornare da dove sei venuto. Ora sto bene qui. E qui resto. E famola finita, che stiamo a aspettare, la carrozza? Bruciamo sta baracca. Come hai detto? Ah, oh, non ci fai mica paura. E neppure voi fate paura a me. Va via, tu non sai che stiamo noi. Ma te ne vai, mamma? Sto così bene qui. Tassati, te ne ho 24 ore di tempo. Poi guai a te se te trovo ancora qui. Namo! È stata una debolezza da 24 ore di tempo a quello stracciarolo. Siamo pesci o luride squa? Ci siamo rincrediti? Ma pure il vagabondo ci fa paura. Ma che razza di guerrieri siamo, se fa sapere? Che ci avevo nelle vene? L'acqua fresca! Ah, ma l'aria sta! Ma l'aria scocciato! Sono il più vecchio della tribù e c'ho il diritto di parlare quanto mi pare! Ehi, basta! Te mi avete una carmana, sta sempre a protestare! A volpe rossa, il capo è giocato veloce e noi famo quello che dice lui! Ma sì, tenetevelo pure stretto, sto grande capo! Adesso siete morti in vita perché vuole essere lui a comandare. Mi piace il giaguaro veloce. È gagliardo. E poi c'è una forza. Una volta, con cazzotto, ha sfondato una porta. Accidenti. Se sarà bianta pure a vederlo, fa paura. Adesso è un po' emozionello perché è morta la madre. Poveretto. Ti avevo pregato di non allontanarti e soprattutto di non correre. Guarda, sei tutto sudato. Lo sai quello che ha detto il dottore, no? Mi dispiace, mamma. Napoleone era scappato e allora... Su, ora cambiati, fa presto. Ci stanno aspettando per il pranzo. Sai, ho conosciuto dei ragazzi tanto simpatici. Potrò vederli ancora, vero? Solo se mi prometti di non tornare in questo stato. Va bene, lo prometto. Però, mamma, dovrei vederli dalle 12 all'una, perché prima i miei amici sono tutti a scuola. D'accordo, dalle 12 all'una. Grazie, mamma. Di niente, caro. Sei contento se restiamo qui per un po'? Io ci starei anche per sempre. Beh, per sempre magari no. Fino a quando torna papà, poi deciderà lui. Certo, deciderà lui. Mi dispiace, zia. Ma no, non è colpa tua. Quel Big Bang che appena può se lo squaglia. Puoi giocarci, ma devi fare più attenzione. Va bene. Ma ti piace proprio tanto Napoleone? Sì. Allora è tuo, te lo regalo. Veramente? Ti ho detto che è tuo. Grazie. Sai una cosa, Maria? Oggi Enrico ha conosciuto dei ragazzi. Siamo già amici. È molto importante avere degli amici. Ricordalo, Enrico. Zia, senti, quanto tempo possiamo restare qui con te? Anche tutta l'estate, tesoro. Davvero?
Perché no? Ne abbiamo già parlato con tua madre e anche lei è d'accordo. Grazie, mamma. Se vuoi possiamo tornare tutti gli anni. Così avrai modo di conoscere meglio i tuoi amici. Magnifico! Eccolo d'imballo! Sentirai che bontà! Ho una fame! Bene! E l'aria qua giù diventerà un torello. A Milano non mangiava quasi niente. Anche io, signor. Sempre con quello risotto, tutto giallo, era diventato secco come un uccione. È la verità. Vieni un po' tu, Rosa. Parla. Sì, signor. Oh, sarà tanto insecchito, poveretto. Faceva paura. E basta, quanto ne vuoi mangiare? Ho fame. Ah, ma allora mo fai apposta. Per piacere, lo sai che non la posso arrabbiare, mi fa male la digestione. Devi essere più severo con tuo figlio. Gliel'hai detto del barbiere? Io stavo per dì. Dopo la torta, magari. Io sull'educazione dei figli c'ho le idee mie. So idee sbagliate, maresciallo. Beh, questo lo dici tu. Ma non mi fa ride. Ailona, namo, famola finita. Perché? Sino che fai, m'arresti? Aio! Cara Cecilia, temo proprio che siamo di nuovo in attesa. E dottore, si è fatta volontà di Dio. Ma insomma, avete già tre figli, dove volete arrivare? Beh, chi lo può sapere, dottore? Tu riguardati, capito? È una parola, e i lavori di casa chi li fa? Io, Cecilia, faccio tutto io, non ti preoccupare. Bravo, Telemaco. E Alessandro come sta con la gola? Meglio, ed è sopra che dorme. Ti do un'occhiata un'altra volta. Quanto vi dovevo, dottore? Niente. Ma non volete mai niente. Non ti preoccupare, pensa alla salute. Addio. Perché non restate a mangiare un boccone con noi? Grazie, almeno mangiato. Un bicchiere di vino. Arrivederci, no. Grazie, dottore. Buongiorno. Ecco qua, la minestra è pronta. E bravo Cristiano. Papà. Che c'è? Il nuovo maestro ha detto che domani dovremo andare a scuola accompagnati. E perché? Che avete combinato? Niente. Siete una massa di birbanti voi altri. Io domattina non ci posso venire a scuola, lo sai quando c'ho da lavorare in campagna. Senti, fa una cosa, dilla tua zia se c'è via lei. Quella è stata la mattina alla sera senza fa niente. Ci devi venire tu, papà. Il maestro nuovo ci ha parlato chiaro. T'ho detto che non posso. Fa. Forti, che l'altro verso un litro! Senti, te passo fresco, eh? Molte su, ci sta fuglietta. E me potevi te angari con qua, no? Oh, io con te ci gioco più, vinci sempre, vinci! Zio Matteo! Ma che vuoi, datela a fare, lavora! No, allora chi mi accompagna domattina? Vabbè, ti accompagno io, però adesso muovete, non c'è tempo per chiacchierare. Forte! Allora ce lo porti, sto vino! Io le tacche le conosco. Ma che le conosco? Dai, va. Le interessa? E va, te ne va. Che vuoi? Senta. Ma va bene. Ma che è sta roba? Disegni, guardi. Quanto vuoi? 500 lire, va bene. Capito, gioca. Che aspetti, la corriera? Oh, qua dentro non voglio a cattoni, cammina. Va a chiedere l'elemosina da un'altra parte, capito? Non chiedevo l'elemosina. Va via. Cammina, pezzente, aria. Va fuori da qui. Lui, poveraccio, ha cercato dei raggini. Quel fedente di Mizzio l'ha sbattuto fuori come uno straccio. Ma ha fatto una pena. Ma che vostro maestro? E che ne so, devo parlare. Speriamo che si sbriga, io c'ho da fare. Buongiorno, signora. Buongiorno. Lascialo perdere a Chicco. L'omini sono tutti una razzaccia. Tu lo giureresti che non hai fatto niente? Ma, ma te pare che io ti dico una bugia? Buongiorno. Guarda che se il maestro mi dice qualche cosa sul conto tuo, so dove... Aspetta, Rocco! Conosci, eh? Buongiorno, signora Pirocchioni. Buongiorno. Buongiorno, Ariffi. E rispondi quando te salutano. Ma... Sì, signori, è proprio da voi che esigo la massima collaborazione. E guai se non fosse così. Sarebbe la fine, perché il futuro dei bambini risulterebbe segnato irrimediabilmente. Dobbiamo difenderci dalla loro accelerazione mentale, accelerazione che impedisce la nostra missione di educatori, missione che comincia in casa e di cui voi tutti dovete prendere coscienza. Signori,
Un bambino viziato sarà domani un uomo disgraziato. È proprio quello che dico sempre a mio marito. Avete udito? Eccola la risposta a tanti interrogativi. Brava signora. Amici, basta con il disaccordo tra moglie e marito sull'educazione dei figli. O sarete voi a pagare, voi e nessun altro. E basta con le concessioni, dovete essere più duri. Io sono duro con Pasquale, e meno sempre. Male, non si picchia mai un bambino. Ma non dicevi che dovremmo essere più duri? Sì, senza però usare le mani. E che dovremmo da usare? Il cervello. Non te capisco. Sor maestro, è tardi, c'ho le pecore da tosare. E io c'ho la vacca mia che mi sgrava. Io tengo da andare in campagna, c'ho tutta la terra da zappà. Io devo da fare le pulizie all'osteria. E io ho il preciso dovere di parlarvi. Ma de che? Sono profondamente amareggiata. Un gentiluomo come il maestro Alicata non meritava una simile accoglienza. Dovreste vergognarvi, ragazzi. Come avete potuto trattarlo in quel modo? Che non accada mai più! Altrimenti prenderò io dei provvedimenti. E vi avviso che saranno severissimi. Pasqua, questo è peggio di tuo padre. Silenzio! Questa mattina voglio proprio restare con voi. Assisterò anch'io alle lezioni. Sì, non mi muoverò di qui. Chissà che qualcuno non faccia ancora lo spiritoso. Non mi dica che oggi farò brodo. La testa dico ieri sera, perciò non si discute. A me fai due fettuccine. Oggi brodo per tutti, lasciami perdere, cos'è? Oh. In piedi, dormiglione! Su, su, avanti! Sono quasi le 10. Accidenti quanto ho dormito. Dov'è mamma? Di là. Ho fatto un sogno fantastico. Me lo racconti? Scusami, zia, ma è un po' personale. Ah, sei egoista a tenertelo tutto per te, ma te lo concedo. L'importante è che sia stato un bel sogno. Bellissimo. Buongiorno. Ciao, mamma. Oggi mi sento proprio bene. Sono contenta. Più tardi faccio un salto in paese. Vuoi venire con me? Non posso. Deve incontrarsi con i suoi amici. Da mezzogiorno a luna, è vero, mamma? Certo. Andremo domani, allora. Mi dispiace, ma sarò occupato anche domani. Peccato. È festa grande in paese. Ci saranno manifestazioni, gare. No, zia, proprio non posso. Comincia a trovare interesse in qualcosa. Tutto si appianerà, vedrai. Devi soltanto essere più serena e sorridere qualche volta. Su, sorridi. Così. Ho giurato di non parlare, papà, ma una cosa posso dirtela. Mi piace tanto giocare con loro. Quando torni te li presento e così vedrai anche tu quanto sono simpatici.
Purtroppo, per mancanza di sovvenzioni, i lavori di scavo sono stati interrotti. Un vero peccato. Qui sono stati ritrovati dei sarcofagi meravigliosi. C'erano delle strane pitture. Su uno si vedeva il defunto procedere melanconicamente a cavallo. Tutto sull'etruscologia. Il defunto procedeva a cavallo melanconicamente, perché secondo le credenze etrusche... Faccia attenzione. Secondo le credenze etrusche, l'anima del morto veniva subito ricevuta da due gruppi di demoni. Ma che bravo, merita un 10. Ah, il merito è solo suo. Lei oggi è stata maestro e donna. Oh, l'Alighieri, la mia passione, nel mezzo del cammin di nostro... Signoria, mezzogiorno passato. Se fossi in voi, non avrei tanta fretta di andare a casa, ragazzi. Se lei permette, signorina direttrice, ora vorrei leggerle qualcosa di molto interessante sulla tomba dell'orco. Eccola, è la mia passione. Emerge da essa, soave e malinconica, con la sua calda tonalità di carne, la testa della giovine banchettante velca e sul fondo scuro... Ehi, ciao! Hai visto i miei amici? No, ma saranno qui tra poco. L'ultimatum sta per scadere, ricordi? Vedrai che andrà tutto bene, non sono mica cattivi. Speriamo. Come ti chiami? Enrico. E tu? Rufo. Piacere. Piacere. Ma guarda che bel quadretto! E bravo cervo bianco! Ciao, volpe rossa! State zitto tu! E a lui me lo sistemo io! Che vuoi fare? Gli brucio la baracca! No! Fermati! Niente! Non è vero! Di la verità! E vabbè, volevo bruciare la baracca e lui si è ribellato! Ma volpe rossa, te devi contrattare che sto io il capo! Che io so la mia decisione, capito? Anche qua, ma sai che ti dico? Che me dici? Ma voi, che io tutta cosa ne la piantate! Ragazzi, se dovete litigare per colpa mia, forse è meglio che io me ne vada. No, tu resti qui! Dai, mascalzone! Aristide! Allora, d'accordo? Tu non dici a nessuno che noi giochiamo agli indiani nani gravoli e noi te lasciamo in pace. Ma perché avete tanta paura? Perché per fare il Raffaele ho spennato un po' di galline. Vive! E che morte! Poverette, chissà che dolore. Ma che ci ha preso i selvaggi? Gli avevo tagliato quelle forbici, mica gli avevo strappate. Beh, se le avete tagliate è già un'altra cosa. Segnate da noi! Tu non ci hai visto! Stai tranquillo, capo! Aristide! Aristide! Ari! Ari! Aristide oggi busca, ha paura che tocca uno a noi. Chissà qua la carogna del maestro come si è vendicato. Tu dici? Ma che ti sei scordato del lavoro sotto il culo e della vernacchia? Allora mio padre mi pista. Ah Pasqua, e che te frega? Ne ha prese tante de botti. Prima di sera ci dovremmo rivedere, così parliamo della situazione. E soprattutto delle volpe rossa, perché quello mo m'ha stufato. Posso venire anch'io? No, tu riposati, ti vedo un po' pallido. E se a casa non ci fanno uscire? Hanno parlato con lo maestro, non te l'ho ascoltato. Non vi preoccupate, usiamo il trucco del catechismo. Padre e madre, mannati, vostri figli a dottrina, perché se non ce li manderete davanti a Dio, scotterete! Non ci sei mai voluto andare al catechismo, mo tutto assieme te via sta frenesia. E beh, non sta contenta. Che te da dire? Se ci vai perché lo senti, sì. Lo sento, va, lo sento. Mamma, ci posso andare pure io?
Va, va. A dottrina non ce vai. Non mi incanti, Ari. Non son mica tuo padre, io. Andiamo, studia. Fai i compiti. E cerca di farti entrare bene in testa la matematica. Guarda che se te fai bocciare pure quest'anno, te sbatto in collegio. Che figura m'hai fatto fare stamattina. E davanti a quella gente. Ma se può sapere che c'hai in quella capocciaccia, eh? Perché? Hai messo l'uovo sopra la sedia per me. So se può sapere. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onore il padre e la madre. Quinto, non ammazzare. Sesto, non fornicare. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri. Ed ora, ragazzoli, cantiamo il nostro inno alla Madonna Santa. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria. Non vi preoccupate, le penne ricrescono. Insomma, non si riesce a sapere chi è stato che me l'ha spogliato. Non ancora, signora, ma stiamo indagando. Ora, cocca mia, somiglia a mio nipote Rocco quando che ci ha avuto la digna. Signor maresciallo! Signor maresciallo! Che cosa c'è, Esposito? Il gallo della signora Nanna scomparso lunedì è stato ritrovato, nudo. Ehi, nudo come un verme, maresciallo! Va bene, stia calma, signora, stia calma. No, non strillate, buono, troveremo i rapitori e pagheranno, non vaccinate. Avanti, cammina, Esposito, andiamo, signora. Ma chi può essere stato? Non ti devi preoccupare di Volpe Rossa, sei tu che comandi. Sei deciso di lasciare quell'uomo nel bosco, a me mi sta bene. Io sono sicuro che non ci darà fastidio e non farà la spia. Ce la faccio però, non sarà mica ricercato dalla polizia. Oh, è vero, e sei un bandito? Sì, e magari un assassino. A Brunel, ma io non fidasse dei grandi. C'ha ragione. Tu state zitto, Pasqua. Allora famo una cosa, lo lasciamo nel bosco, ma lo teniamo sempre d'occhio. Mi piace l'idea del gatto feroce. Io non mi fiderei di quello. Pure io. Cacciamolo via. Ma sì, che aspettiamo? Sì, cacciamolo via. Oh, così se vanno avanti. Ho deciso uno solo, è meglio sciogliere di voi e torna a vivere come prima. Per me quello è un poveraccio che non fa male alla mosca, perciò resta nel bosco. Ma lo teniamo d'occhio. Va bene, lo teniamo d'occhio. Siamo tutti d'accordo? Sì! Avanti. Disturbo, zia. No, tesoro. Siedi. Hai ancora tanto da lavorare? Un po'. Vuoi aiutarmi? Sono sicura che faresti meglio di me. Non è vero. Papà e mamma dicono che sei una brava scrittrice. No, non dar retta. Sono solo una sgobbona. Perché firmi i tuoi romanzi con un altro nome? Non ho deciso io. Sono stati i miei editori. Dicono che il mio nome è troppo banale. Io avrei preferito qualcosa di più fantasioso. Mary Norton è molto bello. Se lo dici tu. Dunque. Ti chiamerai cervo bianco.
Cosa c'è, Enrico? A cosa pensi? Niente. Forse è papà! Pronto! Pronto! Sì, qui è Casanardi. Con chi parlo? Un momento. Adesso gliela passo. È per te, zio. Pronto? Dimmi, Baldi. No, non ce la faccio a finire per questa sera. Sì, ho bisogno ancora di qualche giorno. Enrico? Sì, mamma. Vorrei parlarti. Scusami, mamma. Preferirei restare un po' solo. Non ti dispiace, vero? La sentite la banda? Io mi farei tagliare la testa che gliela tatti tu i compiti. Te dico di no. Da solo. Giura. Ma posso non cercare. Adesso fammo giurare pure i ragazzini. Vattene lì, va a giocare. Tu me farai impazzire. Ho avuto sempre una gran passione per la musica. Da ragazzo suonavo l'organo e anche Benino. Naturalmente preferivo il classico, Beethoven, Chopin. Mozart, Bach. Ma anche questo è il tuo fascino. Vero. Ma lasciami perdere. Sta buona, su. Lo sai che sei tanto bella oggi. Te dovresti truccare più spesso. E poi, sto profumo francese mi fa girare la testa. Come hai detto che si chiama? Femme. Come? Femmina. Ilona, io te ne compro un litro. E namo, sta buono, su che ci vanno vede. Thank you.
Venite pure avanti, ragazzi. Disegni la vecchia stazione? Sì. Capirai, sai che c'ho, so buono pure io. Figurate se non parlava lui. Non ricominciate a litigare voi due. Lo sapevo che qualche cacciatore scoppinava da ste parti! Non bisogna fargli avvicinare alla necropoli, se no scoprono i trofei! Ma cazzo sparano sti cagnoli! Hai un bel cane, lo sai? Un'altra volta tu. Ma hai cacciato dall'osteria. Non vorrai cacciarmi anche di qui? Vattene, o peggio per te. Non mi fai paura. È un consiglio, sparisci da sto paese. E subito. Ho anch'io un consiglio da darti. Non cacciare più nel bosco, è vietato. Ci sono cartelli ovunque. Non vorrai far la spia? No, se non ti fai più vedere. Allora è un ricatto. Chiamalo come vuoi. Cammina tu. Fatto bene a tornare, ragazzi. Devo dirvi una cosa importante. Ho parlato col cacciatore. Non tornerà più da queste parti. Sappiamo già tutto, siamo venuti per ringraziarti. Per così poco. Perché non lo facciamo entrare nella tribù? Lui potrebbe essere lo stregone. Bravo, Cervo Bianco. Questa è idea. Oh, è vero, siamo senza stregoni. Per me ci sto. E dove lo trovi un altro meglio di lui? Di un po', ti piacerebbe diventare lo stregone nostro? Altro che. Aspettaci qui, torniamo tra una mezz'ora. Andiamo!
D'altro poi ci mangiamo la Vespa. Fresca come un fiore, grassotta gli occhi azzurri, un po' fredda. Senza prove non puoi incolpare nessuno, hai capito? Le prove dovete provarle voi, e stavolta intendo storie. Ma come ti permetti di parlarmi in questo tono? Rispetta la divisa. Io rispetto tutti, e a me io non mi rispetta nessuno. Oh, ma te vuoi, Carmà, mi pari matto. Ma gara fossi matto, per stai calmo. Glielo facevo vedere io a quell'infame. Chiamerai Falco Nero. Au! 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 Ecco, guardate come me l'hanno ridotti. Io non lo so che ci fanno con le penne, sti delinquenti. Indagherò, sta tranquillo. È un mese che state indagando, ancora non avete scoperto non niente. Non pensavo che potevano essere i ragazzi. Sono loro, Marescià, svegliatevi. Baronzi, ma con chi te credete parlare? Con tuo fratello? Portami rispetto a te sbatto dentro, eh. Appena avrò notizie, Esposito te le comunicherà. Addio. Signor maresciallo. Che c'è? Guardate qua. È l'alba del 25 luglio dell'anno 1876. Nella vallata di Bigorre c'è un silenzio totale. D'un tratto si ode un galoppo lontano. Sulle colline, gli uomini di Toro seduto sono tutti in attesa. E lui, il grande capo, sembra una statua di marmo. Ancora qualche attimo, poi ecco apparire il nemico. Un lampo di gioia illumina i volti dei valorosi guerrieri. Quello è il momento atteso per anni. Caster è laggiù e sta per essere intrappolato. Con i suoi soldati procede ora al piccolo trotto. Sono quasi al centro della valle. Ancora un istante, il Toro seduto solleva in alto la sua lancia.
Tuona agghiacciante l'urlo di guerra. Gli apaci piombano giù dalle colline sui loro cavalli impazziti. Presi alla sprovvista, i visi pallidi hanno un attimo di sbandamento. Poi si stringono tutti attorno al loro capo e ha inizio la battaglia. Per Caster e i suoi uomini il destino è segnato. È la fine. Vittoria senza precedenti. Una pagina gloriosa nella storia dei Pellerossi. Capo Falconero! Che è sta roba? Sembra un indiano, signor maresciallo. Ehi tu! Fermo! Buongiorno! Hai visto dei ragazzini da queste parti? Nemmeno l'ombra. Perché? Non ti riguarda. Non t'ho mai visto prima d'oggi. Tu non sei di qui. No, non sono di qui. Beh, sta attento a non crearmi guai. Non voglio storia nella mia zona. Non si preoccupi. E niente accattonaggio, intesi? Intesi. Vieni tu, andiamo via. Continuiamo le ricerche, signor maresciallo. No. Meno male, non ce la facevo proprio più. Tu non vedi l'ora di tornare in piazza da quella ragazzotta, eh? Io? Esposito, non fare il furbo con me. Se ne sono andati. Su, vieni a bere. Su, vieni. Per guarirci è solo un rimedio. Un bicchiere di vino rosso è caldo stasera, prima di andare a letto. Io una volta l'ho bevuto e mi sono ubriacato. Ci vediamo domani, Rocco, grazie per avermi accompagnato. Ma subito a letto, capito? Sì, va bene. A domani. Ora, signora Elisa,
Sono un figlio così sensibile, come lo trovi lo coraggio di dire la verità? Non si fa passare un anno, Rosa. Ma quella è una mamma così giovane. Giovane, no? A Enrico, con lo padre, era morta, doveva dirlo. Ma è vero! No, mio padre non è morto, non è morto! Madonna mia, Fulce, che avevamo combinato? Enrico! Di voi a spogliare quelle galline, confesso. Ma di che parli, papà? Oh, guarda che se m'arrabbio so peggio di tua madre. Che c'è, signorina Nardi? Che cosa è successo? Il figlio di mia cognata è fuggito e non si trova. Lo prego, faccia qualcosa. Non si preoccupi, signora, provvederò subito. Lo troveremo. Si calmi, non pianga. Allora? Niente, signor maresciallo. Vai in paese e prendi due torce elettriche, ti aspetto alla vecchia stazione. Sì, signore. Allora, se passa per che aspettiamo, dovremmo andarci noi a cercarlo, lo volete capire? Ci dovremmo male, stupido! Io devo tornare a casa, se mia madre si accorge che sto uscito mi gonfia. Io c'ho mio padre che sta poco bene. Ho paura che non potremmo fare niente per Cervo Bianco. Come sarebbe? E allora dovremmo lasciarlo morire? Arocco, ma che dici? Dico che se passa la notte all'aperto ci lascia la pelle. Ce l'ha una febbre da cavallo quando l'ho accompagnato a casa. Vedrai che lo troveranno, sta calmo. Lascia fare il maresciallo Filacchioni, è in gamba. Io c'ho fiducia in lui. Noi non lo potremo andare a cercare, è troppo tardi. Ci dispiace pure a noi, che te credi? Andiamo, Benedetto. Mio padre mi vista se non torno prima di cena. Grazie per averci avvertito, Aristide. Ho fatto il dovere mio, nient'altro. Tu vada da quella parte. Sì, signor maresciallo. Thank you.
piangere, Alessandro. Sta calmo. Avanti, non fare così, è tardi. E dormi, Alessandro. Ha paura dei tuoni, nonna. Così grave come pensi. È bianca come un morto. Respira appena. Non deve morire. È una creatura innocente lui. Ma non possiamo trasportarlo con una macchina qualsiasi. Credo abbia una lesione alla spina dorsale. Sì, ho capito, l'ospedale in sciopero, ma qui si tratta della vita di un bambino. Senta, la smetta e mandi subito l'autoambulanza! La supplico, sta morendo! È mio figlio, la supplico! Maresciallo, stava a cerca proprio voi. Che vuoi? Come la mettiamo con quei ragazzini che mi hanno spogliato le galline? A proposito dei ragazzini, ce n'è uno che sta per morire, sai? Dobbiamo fare qualche cosa, Brunè. Cervo Bianco non deve morire, non deve morire. Va a avvertigliarci, Rocco, e dia di tenesse pronti a un segnale mio. Va bene, capo, subito. Anche Aristide non ha mangiato niente stasera. Mi ha raccontato tutto. E poi si è messo pure a piangere. Non l'avevo mai visto così. Ma è proprio vero che qua Gradura sta per morire? Sì. Meglio. Adesso posso andare a fare i compiti? Sì. Buonanotte, papà. Buonanotte.
togliermi anche lui. Non farlo morire, ti prego. Ti prego. Dici che arriva col carro? Chi? La morte. Matteo, sta zitto. Anche tu.
addormentarti? No, no. Mezzanotte. E l'ho sentito. Niente paura, gatto feroce. Oh, ma te lo vuoi andare? Certo. Me ne vado. Me ne vado. Eccola, tacci sua. Sotto. Ancora, Rosi, aspetta. È un miracolo, Fulgente. È un miracolo. Tutto il paese, lo deve sapere che tutto il paese. Che succede, Brunetto? Hai sentito quei due? Ho sentito. Aspetta qui, vado a vedere. Siccome Cervo Bianco era sarvo, non c'era più bisogno di lui. Come sarebbe a dire? E che ne so, a me non mi ha detto nient'altro, mi ha dato il trofeo, mi ha fatto un sorriso e se n'è andato. Oh, ma se posso sapere che è successo stanotte? Te lo dimo domani. Ma andiamo a casa, che se si accorgono che siamo usciti, so dolori. No, mo dillo adesso. Voglio sapere perché vi siete messi in effetto di guerra. Allora, rossa, tu sei troppo grande. Certe cose non le puoi capire.
Ciao,